Medicina e tecnologia, biologia e fisica sono 13 gli esperimenti di matrice italiana di cui si occuperà l'astronauta Paolo Nespoli durante la missione vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. I loro risultati contribuiranno alle cure per numerose patologie, aumenteranno la nostra conoscenza dello spazio e saranno utili a preparare le missioni di lunga durata del futuro, a partire da quella dell'uomo su Marte. L'agenzia Dire li racconterà uno per uno con interviste ai responsabili e visite ai laboratori in cui sono nati. L'esperimento di cui ci occupiamo questa settimana è a Espresso. Il desiderio di una tazzina di caffè venne espresso da Luca Parmitano durante la missione Volare. Era il 2013 e la vita d'astronauta non prevedeva ancora la dolcezza di una pausa a caffè orbitando a 400 km sopra le nostre teste. Il desiderio dell'astronauta catanese non restò però inascoltato e a Torino, nell'azienda ingegneristica aerospaziale Argotech, misero appunto a Espresso, la prima macchinetta del caffè spaziale. Il 3 maggio 2015 fu Samantha Cristoforetti a poter sorseggiare il caffè Lavazza extraterrestre, ma non è stato un privilegio isolato ed ora Espresso allieterà anche la missione vita di Paolo Nespoli, in partenza a fine luglio. Non solo, lo studio del comportamento della macchinetta nello spazio ha portato vantaggi anche sulla Terra. Ne abbiamo parlato con Valerio Di Tana, Program Manager di Argotech. Il progetto AS Espresso è nato nei laboratori di Argotech, nei laboratori di ricerca e sviluppo di Argotech, come un'idea molto carina, che sostanzialmente poi si è tramutata in un progetto vero e proprio, grazie diciamo alla collaborazione con Lavazza e con il coordinamento anche dell'Agenzia Spaziale Italiana. Diciamo che il boost vero e proprio che ha spinto poi a portare diciamo quest'idea a tramutarsi in un vero e proprio progetto sono state un po' le frasi dette dall'astronauta italiano Luca Parmitano durante diciamo la sua missione volare. Gli era stato appunto chiesto quale fosse un po' la cosa che gli mancava maggiormente da terra, da casa sostanzialmente, e lui appunto rispose dicendo un buon caffè italiano, e questo chiaramente ci ha dato diciamo una spinta enorme per lo sviluppo appunto di questa macchinetta, diciamo di questo sistema che è dietro le mie spalle, che potete vedere, e che sostanzialmente ha seguito un po' tutto il processo tradizionale di sviluppo e di progettazione di un sistema spaziale. Uno dei problemi che affligge maggiormente gli astronauti è quello dello stress. Quando voi avete iniziato a studiare questo esperimento, avete pensato anche a questo? Certo, l'aspetto psicologico è stato uno dei driver principali dello studio appunto di questo progetto AS Espresso. Chiaramente avere un sistema in grado di erogare un caffè espresso diciamo ad alta qualità a bordo della stazione è come dare la possibilità a un astronauta italiano di sostanzialmente ritornare a casa per un momento, quindi non pensare di fluttuare a 400 km di altezza da terra. Quindi diciamo l'aspetto psicologico è molto importante. Non solo Italia, a Espresso è in grado di erogare anche tè e brodo di pollo, quindi è uno strumento apprezzato anche dagli astronauti stranieri. Il sistema è ancora installato all'interno del nodo 1 della stazione. Le capsule attualmente in uso vennero fornite da Argotech e Lavazza al tempo della missione futura di Astro Samantha, mentre con l'arrivo di Nespoli ricomincerà a funzionare a pieno regime, con qualche cambiamento chiesto dallo stesso Nespoli. Abbiamo avuto anche diciamo, la possibilità di averlo qui in Argotech, Paolo, che ci ha dato appunto la possibilità anche di riaddestrarlo in qualche modo, quindi familiarizzare un po' con la macchinetta stessa, e ci ha dato anche la possibilità di modificare alcune funzionalità del sistema, perché lui chiaramente grazie alla sua un po' esperienza, no, di numerosi viaggi sulla stazione, ci ha dato delle dritte che poi abbiamo implementato all'interno della macchinetta stessa. Le posso chiedere che cosa vi ha chiesto di implementare? Allora, sicuramente diciamo lui ha voluto un'interfaccia migliore tra la macchina, quindi il sistema, e l'astronauta. Diciamo che Paolo è un uomo molto pratico, quindi diciamo non sta lì a guardare molto le procedure, e comunque diciamo per fare un caffè lui voleva diciamo una risposta più immediata della macchinetta stessa, per cui abbiamo in qualche modo modificato e implementato delle modifiche al software dello stesso, della macchinetta, in modo tale appunto da velocizzare anche un po' le operazioni, e queste modifiche sono state poi uploadate sul sistema di volo, e diciamo abbiamo cercato di rendere le operazioni
più semplici possibili, quindi più simili possibili all'utilizzo, diciamo, terrestre. Chiaramente, diciamo, quindi le basi sono le stesse. Abbiamo un water pouch, un sacchetto, diciamo, trasparente, che viene riempito d'acqua e viene collegato alla macchinetta. Di fatto si vede appunto il box blu che riprende un po' il colore dell'acqua. Poi abbiamo la nostra tazzina spaziale, che non è nient'altro che un sacchetto certificato con un'interfaccia standard per la strumentazione dell'ISS, che viene appunto collegato al box marrone che riprende un po' il caffè. E poi la nostra capsula, quindi una capsula che sostanzialmente è una capsula commerciale. Tra l'altro tutti, diciamo, sono stati fatti degli studi anche per mantenere un po' anche la qualità del prodotto, nonostante appunto l'effetto della microgravità a bordo della stazione e i profili termici diversi. E sostanzialmente questa capsula è stata un po' rimodificata e rivista per evitare appunto problemi di safety a bordo della stazione, problemi legati, diciamo, a differenza di pressioni tra l'esterno e l'interno della capsula stessa. Le operazioni sono le stesse, quindi si accende la macchina, si sceglie la bevanda che appunto e poi si preme il bottone brew. Le innovazioni di Espresso non restano però solo nello spazio, permettono anche dei miglioramenti per la preparazione del caffè sulla Terra. Avete mai notato quei depositi di acqua e residui nel cassettino della macchinetta? Ecco, spariranno grazie a un nuovo sistema brevettato grazie ad Espresso. Sostanzialmente noi, grazie alla sperimentazione in orbita, grazie appunto allo sviluppo di questo sistema, abbiamo appunto brevettato delle tecnologie innovative che sono state poi riutilizzate anche a terra. Quindi sostanzialmente un po' la linea filo conduttore di tutta la ricerca e sviluppo di Argotech è quello di sperimentare in orbita per poi però trarre dei benefici nella tecnologia terrestre. Quindi grazie a questo progetto noi siamo riusciti anche a sviluppare delle tecnologie innovative che stiamo utilizzando, diciamo, per applicazioni terrestri. Mi può fare un esempio di queste applicazioni terrestri? Come no, ad esempio abbiamo sviluppato un sistema innovativo di pressurizzazione dell'acqua che permette anche una a doppio stadio, che permette una compressione dell'aria. Per esempio, diciamo, uno dei problemi principali che abbiamo avuto durante lo sviluppo di S-Espresso è stato proprio quello di essere appunto certi che a bordo della stazione non si depositasse, diciamo, il caffè sulle valvole, per esempio, quindi andasse ad otturare le valvole durante le operazioni. E questo qua, diciamo, questo aspetto è stato superato grazie a un sistema di flush d'aria che praticamente va a svuotare sostanzialmente tutto il circuito idraulico con questo soffio d'aria e permette appunto di pulire, quindi la pulizia interna di S-Espresso ad ogni ciclo di erogazione. E per fare questo abbiamo sviluppato sostanzialmente un attuatore innovativo che permette doppio stadio, che permette sostanzialmente tutte e due le funzionalità, quindi pressurizzazione dell'acqua e compressione dell'aria. Poi abbiamo rimodificato, abbiamo ridisegnato la camera di erogazione del caffè, proprio perché non so se comunque voi utilizzate molto le macchinette, penso di sì, del caffè a terra, lasciano una serie, diciamo, di acqua, di deposito dentro all'interno, diciamo, del contenitore dove poi va a inserirsi la capsula esausta. Noi sostanzialmente abbiamo ottimizzato la camera di erogazione di Ice Espresso in modo tale appunto da eliminare qualunque tipo di deposito che chiaramente sarebbe stato comunque molto pericoloso anche all'interno della stazione. Oltre al piacere del caffè, ha espresso un esperimento che ha permesso anche di capire il comportamento dei fluidi nello spazio. Diciamo che i fluidi, la scienza dei fluidi è una delle tematiche più affrontate anche a bordo della stazione a livello, diciamo, di sperimentazione scientifica. E grazie, diciamo, al nostro esperimento abbiamo collezionato una serie di dati sperimentali legati appunto alle pressioni e alle temperature dell'acqua che fluisce all'interno del circuito idraulico del sistema, ma anche, diciamo, legati alla miscela stessa tra acqua calda in temperatura e pressurizzata e grani di caffè contenuti nella capsula.
Quindi sostanzialmente abbiamo studiato l'effetto della microgravità, ad esempio sulla schiuma, e questo l'abbiamo potuto, diciamo, fare grazie anche alla trasparenza del, diciamo, del sacchetto, della nostra tazzina spaziale. Abbiamo visto appunto che la schiuma viene prodotta meno schiuma rispetto, diciamo, agli esperimenti che abbiamo fatto analoghi sulla stessa macchina a terra. E anche, diciamo, uno degli esperimenti che abbiamo fatto è stato, diciamo, valutare l'azione della capillarità del fluido caldo, diciamo, all'interno del pouch, quindi della tazzina, e abbiamo potuto appunto osservare, diciamo, sperimentare anche questo aspetto capillare, che poi noi utilizziamo anche in altri esperimenti che abbiamo anche mandato a bordo della stazione, come ad esempio ARTE, che è un altro esperimento per che abbiamo fatto appunto per l'Agenzia Spaziale Italiana.